Per quello prima parlavo di una città un po' schizofrenica, perché la gente si rende conto evidentemente che non siamo di fronte a un'invasione, perché non è possibile parlare o usare questa parola, dall'altra parte non capisce che i piccoli fastidi e le grandi paure che ha sono frutto soprattutto di un atteggiamento di stupore. Questo è, credo, uno dei dati, una delle piccole, dei piccoli grandi cambiamenti che dobbiamo sforzarci di fare e di provocare nella comunità. Non lo dico solo io, non lo diciamo solo noi evidentemente, ma lo dicono anche le persone che si sono occupate di fenomeno delle migrazioni a livello di studio, a livello, diciamo così, anche accademico. È un problema di percezione, non solo perché i numeri non sono tali da giustificare un qualsiasi allarme, ma anche proprio perché questa cosa è tutta nelle relazioni. Prova ne sia che la ordinanza cosiddetta anti-accattonaggio ha suscitato una serie di reazioni assolutamente spropositate anche rispetto al suo valore reale. Per fortuna non è stata una ordinanza nazista. In realtà il giorno dopo l'ordinanza i questuanti continuavano a fare il loro mestiere nella indifferenza a volte, oppure nel, come dire, minimo affetto che tutti noi cerchiamo di dimostrare, ma non era cambiato granché. Questo secondo me è una delle cose su cui si dovrebbe provare a ragionare. Ripeto, il problema migrazione è un problema reale, non è un'invenzione dei media, però è anche, qualche volta mi verrebbe da dire, soprattutto un problema culturale. Sfatare falsi del genere, sì, poi vediamo, sì. Adesso sono le 5.